Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e a quanto pare la mia scheda madre non vuole saperne di funzionare. Quale scheda madre? Questa che è stata mandata in assistenza e mi è ritornata indietro con l'inconveniente risolto dicendomi che era soltanto un problema software. Parliamone. Per chi non fosse a conoscenza della vicenda che è successa l'anno scorso, intorno a maggio 2021 la mia scheda madre ha cominciato a dare dei problemi. Stiamo parlando di una X570 Prestige Creation di MSI, una vera e propria top di gamma per i creator, una scheda madre che ho voluto da tanto tempo e quando l'ho acquistata ero felicissimo, perché qui stiamo veramente vedendo la qualità di una scheda madre che supporta i Ryzen 3000, i Ryzen 5000 ed è spinta, diciamo, verso chi vuole sfruttare la scheda madre per creare qualcosa, quindi video, streaming, eccetera, eccetera. Comunque all'epoca io montavo il 16 core Ryzen 9 3950X. Mi fu chiesto se avessi voluto registrare una recensione del 16 core della serie 5000, quindi il 5950X. Ovviamente accettai, dato che ehi, avevo provato 5600X, 5800X, 5900X, ho detto sì dai, facciamo un plan, proviamo anche il 5950X. Oltretutto, su questa scheda madre, con questo comparto VRM, tanta roba, cioè tranquillamente avrebbe retto. Il problema è che appena ho installato il 5950X, già nel BIOS c'erano problemi di freezing, stuttering, e mi sono detto che cavolo è, evidentemente non ho l'ultimo BIOS aggiornato. Ad ogni modo, il PC, prima di aggiornare il BIOS, aveva dei problemi, stutterava, frizzava. Ho cominciato quindi a fare un po' di troubleshooting. Cosa ho fatto? Ho installato l'ultimo BIOS. Nulla, i problemi c'erano. Ho provato a scollegare la scheda video e magari ricollegarla a un altro slot. Nulla, i problemi c'erano. Ho provato addirittura a cambiare l'ordine degli SSD e nulla, i problemi continuavano ad esserci. Ho addirittura interpellato il nostro caro signore padrone, signor Saddi, che a un certo punto mi ha detto: guarda, più che downgradare il BIOS, fare di nuovo l'upgrade al BIOS, con una scheda madre tu non puoi fare nulla. Cioè, alla fine, secondo me, la scheda madre è bella che è andata. Ho scoperto dopo vari test che togliendo un banco di RAM dallo slot numero 1, quindi quello più vicino alla CPU, la scheda madre bene o male andava. Cioè, all'inizio una volta non andava, due volte andava. Dopo un po' due volte non andava, una volta andava. Dopo una settimana cinque volte non andava, una volta andava. E allora mi sono detto, benissimo, può essere anche la RAM. La RAM sta benissimo, è un problema della scheda madre. Contatto Tripodo Shop, che mi rispondono prontamente, e in pratica, tra varie peripezie, a gennaio spedisco la scheda madre a Tripodo Shop. La settimana scorsa la scheda madre ritorna da me. Poi vi devo raccontare pure la cosa divertente, perché mando un'email a Tripodo e mi dicono: no, veramente devi contattare l'assistenza MSI. Benissimo, l'assistenza MSI, dopo che sono stati contattati da me, mi rispondono: sottointeso, deficiente, guarda che sul nostro sito c'è scritto che devi contattare il venditore, non noi direttamente. Quindi ricontatto Tripodo Shop. Ad ogni modo, sta scheda madre viene mandata in assistenza, mi ritorna la settimana scorsa e decido di provarla. Ovviamente, infatti l'ho provata ieri, e come potete vedere qui ho la scheda madre, una MEG Ace X570 che ho usato fino all'altro ieri e non mi ha dato mai un problema. Cioè, la stessa build che è montata adesso su questa scheda madre, che è la Prestige Creation, su quest'altra è andato sempre perfettamente, mai avuto un singolo problema. Ad ogni modo, la cosa che mi ha lasciato subito perplesso è stata la risposta della assistenza di MSI, che ha comunicato a Tripodo Shop che il problema alla scheda madre fosse software. In che senso è un problema software? In questi casi io penso che qualcuno che lavori all'assistenza in maniera seria ti lasci un log, cioè della serie: il problema era questo, è stato risolto in questo modo e quindi non esiste più il problema su questo specifico pezzo. Ma sulla scheda madre
A parte che so che c'è una procedura praticamente per azzerare, diciamo, le rilevazioni errate di alcuni valori che potrebbero impedirne il funzionamento, su una scheda madre, oltre a fare questo procedimento, oltre a cambiare BIOS, fare praticamente ogni tipo di aggiornamento possibile e immaginabile, magari riportare tutto a stock, che altro si può fare? Non è un sistema operativo che comunque ha a che fare con diversi driver e diversi firmware che possono andare in contrasto l'uno con l'altro. Ad ogni modo, io installo la scheda madre nel PC, faccio anche un cable management decente nella parte frontale perché ho detto cavolo, la scheda madre è così bella, sono così contento che sia tornato. Voglio che il PC sia più presentabile. E purtroppo succede questo. E adesso lo faccio partire. Vediamo un attimo se riesce a buttare in Windows. Ho avuto subito dei problemi e voi in questo momento state vedendo un video che ho registrato dallo schermo proprio del PC, col telefono, perché ovviamente non sia mai utilizzare un software di registrazione dello schermo con la scheda madre che fa le bizze così. No, non è assolutamente possibile. Ad ogni modo, ho notato che comunque al primo boot la scheda madre si è fermata su un codice errore molto strano che non ricordo, tipo di 63 qualcosa, che non era mai uscito. Ho detto perfetto, nessun guardate un pochettino come si è fermata qui a questa schermata, qui è la schermata precedente a Windows, non so se riuscite a vedere, ma qui ci sono i pallini di Windows che girano oltre ai miei. Era una battuta molto brutta. Ok, sembra essere entrato in Windows, ma adesso vediamo un attimo come si comporta quando provo ad entrare sul desktop, perché fidatevi, il risultato potrebbe scioccare le persone abbastanza sensibili. Perdonate il cambio di microfono, ma facevo così, oppure il microfono è lì dietro, non mi sentivate. Ad ogni modo, io al momento sono sul desktop, spero che riusciate a vedere qui, so che comunque la macchina tenderà a mettere me a fuoco, ma adesso vi faccio vedere un pochettino cosa succede. Benissimo, mettiamo al vuoto la password. E già praticamente che c'è stato uno stutter iniziale quando si butta in Windows non è una cosa troppo bella. Vediamo un po' di chiudere un pochettino di applicazioni. Per adesso sembra tutto fluido, assolutamente. All'inizio, quando ho acceso per la prima volta il PC, guardate, vi sembra normale? A me non sembra affatto normale questa cosa. Stiamo parlando di un Ryzen 9 5900X, una 3080, al momento 16 GB di RAM, perché ho fatto la prova con i due canali preferenziali della RAM, quindi lo slot 2 e il 4, quindi gli altri 16 GB non sono nel PC e credetemi, fa decisamente schifo per quanto riguarda le prestazioni. Cioè, se io faccio così, voi notate che il mouse praticamente si impunti, giusto? Voi lo vedete. Sì che lo vedete. Questo è uno schermo a 165 Hz, non è uno schermo a 60 Hz, 165. Quindi mi sembra abbastanza impressionante come cosa, come performance. Ma adesso vediamo un attimo come si comporta in uno scenario abbastanza semplice, tra virgolette, passatemi il termine, quando faccio partire per esempio un gioco. Ah, e come ho detto, la build è la stessa che era montata sull'altra scheda madre, quindi stiamo parlando di un 5900X, di una 3080, 32 GB di RAM, stiamo parlando di due SSD NVMe, un 970 EVO Plus e un 980 Pro, che sono montati negli slot PCI Express, appunto. Stiamo parlando poi di altri 4 tera e mezzo di archiviazione, no, altri 4 tera di archiviazione, quindi stiamo parlando di circa 5 tera e mezzo di archiviazione. E chi mi viene a dire, ma evidentemente sono gli SSD che ti danno sto problema? No, raga, non è questo, assolutamente. Anche perché sono stati provati sull'altra scheda madre, voglio dire, fino all'altro ieri, e funzionano benissimo. Adesso sto facendo partire un attimo Rocket League. Perché Rocket League? Per darvi un'idea... Raga, lì avete Riva Tuner a schermo, un attimo che cerco di zoomare. Già il fatto che mi esca un messaggio che dice sincronizzazione dati di salvataggio del giocatore con i server di Rocket League non riuscita è strana. È strano, è una cosa che non mi è mai successa. Ma vorrei un attimo farvi notare, vabbè, la fluidità estrema del gioco. Io vi sto facendo vedere Riva Tuner, vi sto facendo vedere, per darvi un'idea di come il tutto sia decisamente... poco fluido, cioè io vi sto facendo le statistiche a schermo per darvi un'idea. Benissimo, io al momento sono in allenamento, che è forse uno dei carichi più semplici su Rocket League. Basti vedere un attimo il frame time, che è vergognoso. Il frame time, praticamente, voi riuscite a vedere tutte queste lineette che salgono. Questi qui sono frame persi, ma
scusatemi tanto, guardate qui, 60 fps, io sull'altra scheda madre ne faccio 360 fissi perché li ho cappati. Ad ogni modo, basti vedere l'utilizzo del processore, capisco che non sia un carico fisso quello del processore sui videogiochi, assolutamente, ma stiamo parlando di un utilizzo decisamente ballerino che non risulta in prestazioni accettabili anche su un gioco molto molto leggero. Basti vedere un attimo che ogni tanto il framerate cala, l'utilizzo della scheda video non è quello lì classico, e non so se riuscite a... Ecco qui, guardate che bello stuttering che c'è stato. Io sto semplicemente andando avanti, non sto facendo nulla di strano, ma voglio dire, si capisce ad occhio che non è un'esperienza fluida e c'è qualcosina che non va, specialmente su un gioco come Rocket League, ripeto, che è estremamente leggero e che sfrutta abbastanza la CPU, o meglio dovrebbe sfruttare abbastanza la CPU, ecco perché lo sto provando. Questo significa che, secondo me, c'è qualche problema di utilizzo della CPU, della scheda madre, ma non della CPU in sé, bensì un utilizzo della CPU dovuto a una gestione sbagliata della RAM. E non ho idea di cosa possa aver causato questo tipo di problema. A questo punto qualcuno potrebbe dire, ma probabilmente non è un problema di scheda madre. Beh, vi posso assicurare che cambiando solamente la scheda madre, mantenendo tutte le stesse identiche componenti, cosa che io ho fatto fino all'altro ieri, e potete vedere anche nel video che ho registrato prima, io quello l'ho registrato con la vecchia scheda madre, il tutto andava senza il minimo impuntamento, senza il minimo problema. Prima ho detto una cosa non esatta, cioè io ho idea di cosa sia successo, e cioè che quando... cambiai dal 3950X al 5950X, dato che i Ryzen 5000 supportano frequenze di RAM diverse dai Ryzen 3000 con un voltaggio diverso, io suppongo almeno che ci sia stato un overvolting sui circuiti delle RAM, cosa che è probabilissima perché in quel periodo, guarda, nemmeno a farlo apposta, successe una cosa molto simile sulle schede madri Asus e sulle schede madri MSI che montavano un determinato tipo di BIOS al momento. Io all'epoca avevo installato il BIOS D, è uscito nel frattempo il BIOS E e adesso è installato il BIOS F perché era uscito il BIOS nuovo, io l'ho installato appunto per rimanere aggiornato e purtroppo questi problemi persistono. Facendo un attimo il punto della situazione. È una scheda madre che non è utilizzabile al momento perché non permette al PC di funzionare come dovrebbe funzionare. È una scheda madre da circa 500 euro, è una scheda madre che purtroppo si rompe e non possiamo farci nulla, ma io sono qui con la maglietta di MSI non per prendere in giro MSI, anzi, perché MSI rimane ancora il mio brand preferito per quanto riguarda le schede madri. Io ne ho possedute 4 di schede madri di MSI, a partire da una Z97, passare alla X370 e due X570, e ho anche una B550, quindi sono 5 schede madri. Questa è l'unica che mi ha dato questo problema, e purtroppo, vi ripeto, capita. Sebbene sia stato mandato tutto in assistenza, all'assistenza ufficiale di MSI, cioè non è che è stata mandata da mio cugino che si mette il colsaldatore a stagno nel socket della CPU e praticamente salda così a caso, sentirmi dire che è un problema software, a me girano un attimo le scatole perché col mio hardware, e ci sto molto attento al mio hardware, il 95% delle volte quando diagnostico un problema ho ragione, il 5% delle volte quando mi sbaglio è perché non c'è un vero e proprio problema, quindi meglio così. Io non credo di essere in quel 5% della casistica, sono abbastanza sicuro che sia un difetto hardware della scheda madre che si è venuto a mostrare quando c'è stato il cambio di processore. Non ho idea del perché, vi ripeto, probabilmente qualche istruzione sbagliata da parte del BIOS, ci sarà fritto qualcosa, è probabilissimo, e soprattutto se l'assistenza non ha potuto farci nulla, di certo non posso farci nulla io, quindi contatterò un pochettino il negozio e spero che siano così gentili da potermi dare una mano ancora una volta. Come ho già detto, non sono arrabbiato perché un componente si è rotto, perché queste cose purtroppo succedono. Sono più che altro scocciato perché adesso devo smontare tutto, devo
rimontare la vecchia scheda madre per montare questo video. E vi ripeto, questo video non vuole essere assolutamente diffamatorio verso MSI o verso Tripphotoshop. Non è colpa loro. Semplicemente qualcuno, quello che ha visto la scheda madre, ha detto vabbè, sì, è un problema BIOS, è un problema software, quando in realtà no, a quanto pare non era così. Detto ciò, ragazzi, fatemi sapere la vostra... Avete avuto disavventure con schede madri di questo tipo? Non per forza di MSI, anche di Asus, ASRock, Gigabyte. Diciamo che all'inizio il video voleva essere un pochettino più polemico, perché in tutto questo periodo di tempo che sono uscite le X570 sembra che le Asus e le MSI abbiano avuto sto problema sulle RAM. Ci ho fatto anche un video al riguardo. A me sembrava strano che solo io avessi visto 6 schede madri con lo stesso singolo, lo stesso identico, scusatemi, problema sugli slot di RAM. Quando invece schede madri di ASRock, Gigabyte e VGA, Dio ce ne scampi e liberi, non ho sentito assolutamente nessun problema. Boh, non so che dire. Ad ogni modo, io vi ripeto, MSI sembra nel cuore, perché mamma MSI, tanta tanta roba. I componenti si rompono. Che dire, sono stato sfortunato. Nulla, fatemi sapere la vostra. Ci vediamo un prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli. Ciao.